Quindi sottoscrizione alla presenza del signor Ministro per dimostrare tangibilmente l'interesse e l'attenzione del livello centrale, in particolare del Ministero dell'Interno, sulle problematiche di Foggia. Continua con la partecipazione attiva attraverso questa sottoscrizione di un accordo pattizio fondamentale per la città di tutte le componenti socio-economico istituzionali che possono e dovranno concorrere all'attuazione piena del patto per la sicurezza urbana di Foggia, e dove abbiamo assunto l'impegno sacrosanto di rinnovare quotidianamente l'impegno che abbiamo sottoscritto verso la città e verso i cittadini. C'è stata una condivisione piena, partecipazione attiva di tutti i componenti che si sono impegnati, ciascuno per la propria parte competenza, a sostenere ogni attività, iniziativa del Comune e tutte le iniziative programmate nell'ambito del patto della sicurezza urbana di Foggia, a partire dalla implementazione di sistemi di videosorveglianza, dal confronto concreto e importante con la gestione commissariale, perché in questa fase conclusiva del loro mandato possano iniziare ad attuare e concretamente tutti gli impegni programmati e già validati e adottati a livello amministrativo. Per tutti quegli aspetti che attengono superamento del degrado, miglioramento della vivibilità, che sono stati già programmati e già in buona parte appaltati, lavori importanti per il riqualificazione urbana e sostenuta da fondi importanti del PNRR, nonché un potenziamento delle politiche della sicurezza, delle politiche sociali, proprio per generare questa migliore vivibilità nel territorio. Che collaborazione si aspetta dai cittadini? I cittadini vogliamo responsabilizzare, oltre a tutte le componenti che qui oggi hanno sottoscritto, soprattutto la componente civica, perché diventa importante per una risposta e una svolta culturale del territorio.